libertà di costumi, di pensiero politico e morale, caratterizzarono anche la Vienna mitteleuropea, che come la Parigi della Belle Époque aveva centrato principi russi, musicisti francesi e artisti italiani. Il Salon, salotto o salone, che fin dal 600 era diventato uno degli spazi più frequentati della cultura letterario musical mondana europea, celebra i massimi trionfi nei decenni della Belle Époque. In questi salotti, intorno al pianoforte divenuto status symbol, si definì e propagò un nuovo genere, la musica da salon, il cui repertorio era costituito dalle arie d'opera, ma soprattutto dalle romanze. Durante gli anni della Belle Époque, la cultura mitteleuropea dimostrò un interesse notevole anche per la poesia e per il canto popolare, mentre in Italia si ebbe la massima espansione della canzone napoletana. A mare chiaro c'è sta una foresta, abbassi una mia. Uno dei grandi protagonisti di questo genere è sicuramente Francesco Paolo Tosti, che a soli 24 anni ebbe a Roma la fortuna di diventare maestro di canto della principessa Margherita e, stabilitosi a Londra nel 1880, ebbe dalla regina Vittoria l'incarico di organizzare i trattenimenti musicali di corte durante i quali egli stesso si esibiva come cantante. Un altro protagonista indiscusso della Belle Époque è il poeta italiano Gabriele D'Annunzio. Parigi, capitale della cultura e della mondanità dell'epoca, lo accolse trionfalmente. Nel 1898 l'attrice Sarah Bernhard recita La città morta. D'Annunzio scrisse alcune opere direttamente in francese, ottenendo così l'amicizia e la stima dei più celebri artisti del momento, da Claude Debussy ad Anatole France, che di lui un giorno disse: «Doveva venire un poeta dall'Italia per insegnarci a scrivere in francese». Intanto, nel resto d'Europa, la corsa allo sviluppo era diventata inarrestabile. Le dinastie dell'oro, così erano chiamate le casate degli ebrei Rothschild, a cui nessuna porta poteva essere chiusa, erano diventate potentissime. Ai Rothschild e alle loro ferrovie si deve anche la nascita di un altro mito e simbolo della Belle Époque, l'Orient Express. Il 2 maggio 1883 nasceva il treno che avrebbe attraversato l'Europa verso l'Oriente misterioso, verso Costantinopoli. A bordo di esso, politici, giornalisti, artisti e scrittori intrecciarono le loro storie. L'Orient Express sopravvisse fino al 20 maggio 1961. In un mondo che in quegli anni si lanciava alla conquista dello spazio, il vecchio serpente di ferro che attraversava il continente appariva come un'anacronistica curiosità. Mentre il progresso avanzava incessantemente, contrassegnato dalle continue scoperte scientifiche e dalle più sorprendenti innovazioni tecnologiche, un evento luttuoso di portata universale mise tragicamente fine alla spensieratezza che aveva segnato i folli anni della Belle Époque. Il 14 aprile del 1912 affondava il Titanic. Oltre 1600 uomini e donne perirono nella tragedia. Nel freddo mare del nord, al largo delle coste britanniche, una collisione con un iceberg faceva colare a picco il transatlantico che da solo rappresentava il trionfo della tecnologia e con esso le speranze e i sogni di un intero secolo, l'Ottocento. Il Titanic anticipò solo di un paio d'anni quella frattura nella storia europea che nella primavera del 1914 avrebbe definitivamente spazzato via intere nazioni e causato la Prima Guerra Mondiale. I popoli europei, che fino ad allora avevano raggiunto un certo equilibrio, si combatterono gli uni con gli altri. Tecnologia e scienza non furono più usate per migliorare ed allungare la vita degli uomini, ma per creare armi di distruzione di massa e di sterminio collettivo. Ciò che fino ad allora era stata la speranza dell'umanità divenne il suo peggiore incubo.